Ti è mai capitato di non sapere da dove iniziare quando decidi di partecipare ad un'asta giudiziaria, quando hai preso consapevolezza che è un mercato vantaggioso e quindi vuoi decidere di partecipare, però non sai da dove iniziare, quindi non hai idea di come organizzare tutte le varie procedure, tutti i vari step? In questo video parliamo un po' di questo. Ciao, io sono Alessandro Perilli e mi occupo di aiutare le persone ad acquistare un immobile o la prima casa facendo in modo di poter risparmiare almeno un 40% sull'acquisto, che in termini economici vuol dire che su un immobile che sul mercato ha un valore di 100.000 euro hai la possibilità, grazie alle aste giudiziarie, di concludere un'operazione sui 60.000 euro, quindi risparmiare in termini economici circa 40.000 euro. Questo è quello che io faccio aiutando le persone. Quello di cui ti voglio parlare oggi è riguardo le azioni che tu devi fare quando decidi di partecipare a un'asta. Non sai da dove iniziare, non sai come organizzarti e dal mio punto di vista, dall'esperienza che ho in questo campo, la cosa più importante che devi imparare a fare è quella della delega, soprattutto se sei un imprenditore, quindi vuoi investire in questo mercato. Ma anche se sei una persona comune, una persona normalissima, quindi una persona che ha un lavoro e vuole comprare per sé o per i propri figli, se casomai hai dei figli, una casa, una prima casa. Quindi devi capire quali sono i passaggi e come devi comportarti. Diciamo che le azioni da dover svolgere in un'asta giudiziaria sono in genere 8, okay? Quindi sono 8 azioni più 2. Quindi ti darò 8 azioni più 2 all'interno di questo video, ma 8 azioni sono adatte a chi vuole comprare per uso proprio. Queste azioni sono così suddivise. Innanzitutto devi imparare e capire come trovare il bene. Devi capire quali sono le modalità, devi capire dove devi andare a trovare il bene, e dove puoi trovare quelli più adatti a te. Poi, in seconda fase, devi fare una valutazione, quindi punto numero 2, valutare quali sono i documenti, perché è molto importante capire e conoscere ad esempio la perizia, l'avviso di vendita, capire dove poter trovare la planimetria, in genere si trova sul sito internet della pubblicazione di un bene, però devi capire tutti quegli aspetti e quei documenti che saranno necessari per non solo valutare l'immobile, ma anche poi partecipare. Punto numero 3, devi imparare e capire come si svolge una visita di un bene, perché prima di poter partecipare devi assicurarti, devi accertarti, devi valutare, devi testare quello che è il possibile acquisto che andrai a fare. Quindi devi capire come ti devi muovere per poter visionare il bene, quando devi visionarlo, cosa devi fare, eccetera, eccetera. Quindi devi innanzitutto capire come poterlo fare per poi andare a visionare. Il quarto punto, una volta che hai fatto tutto questo, è quello del business plan. Il business plan è molto importante sia a livello economico-finanziario che a livello tecnico, perché devi pianificare l'azione pratica e l'azione finanziaria. Sono due azioni che ti permettono insieme di fare un business plan completo, quindi capire fin dove puoi arrivare, come devi muoverti, quali sono i costi da sostenere durante, eventualmente, o post asta soprattutto, se quello che vai ad acquistare è giusto, ne vale la pena oppure no. Devi saper redigere un business plan fatto ad hoc, sia a livello tecnico che a livello finanziario. Poi devi capire, al quinto punto, l'entry roof. L'entry roof è un sinonimo che ho coniato io personalmente con l'esperienza in questi anni, perché l'entry roof non è altro che lo step, il limite, come se fosse l'orizzonte del mare fino al quale tu non puoi andare oltre, quindi ti permette di capire quali sono i limiti, ti permette di capire un sacco di cose che derivano in gran parte dal business plan, quindi se hai fatto a monte le azioni giuste. Poi devi, al punto numero 6, preparare la documentazione che ti permetterà non solo di essere ammesso all'asta, perché molte persone sbagliano anche la documentazione per essere ammessi all'asta. Spesso capita che si perdono opportunità
proprio nella fase iniziale, quindi nel redigere una documentazione per la partecipazione ad hoc. Devi capire tutto quello che serve per poter preparare i documenti a 360 gradi, partecipare in maniera corretta e poi fare in modo appunto che l'asta vada in maniera giusta, sia fatta come si deve, per poter far sì che il tuo bene non solo ti venga giudicato, ma tu possa avere in sostanza un investimento, un acquisto fatto con il giusto criterio. Per questo è molto importante. Devi conoscere, al punto numero 7, le regole dell'asta. Devi capire quali sono i tuoi diritti, devi capire quali sono i tuoi doveri. È molto importante questo, perché anche durante la fase di partecipazione ti permetterà di capire quali sono i tuoi diritti, quali sono i tempi, come ti devi muovere, fin dove puoi muovere, in quali modalità. Devi conoscere tutti questi aspetti. Poi devi capire quali sono i termini, le modalità del saldo, ad esempio. Se ti sia aggiudicato la casa, se ti sia aggiudicato il bene, l'immobile, devi capire il saldo come va fatto, in quali termini, in quali modalità. Ci sono diverse cose da sapere per poter portare a termine una giusta operazione, perché l'operazione non è finita quando ti sei aggiudicato il bene in fase d'asta, ma è nel post, perché devi sapere bene che nel post asta c'è una consistente percentuale di persone e imprenditori che perdono l'opportunità di acquisire quel bene immobile, quindi ad esempio la casa, proprio perché non rispettano dei tempi e delle modalità che il tribunale e la legge dice di dover rispettare. Devi conoscere anche questo, altrimenti perderai soldi, in sostanza, perderai soldi, perderai tempo. Questo non devi assolutamente farlo, devi evitare questo, ok? Quindi sono questi gli 8 punti principali. Poi per le persone, ad esempio, che vogliono intraprendere a livello imprenditoriale questo mercato, ad esempio i miei studenti che studiano con me in coaching privata oppure attraverso il video corso online, ci sono 2 punti aggiuntivi. Cioè, il primo è capire come puoi rivendere il bene. Quindi se sei un imprenditore, il tuo obiettivo non è quello di usarlo per te, il bene immobile, quindi la casa, ma è quello di rivendere. Devi capire quali sono le strategie, quali sono le strade da dover prendere per poter valorizzare l'immobile e poterlo rivendere. Questo ve lo spiego all'interno delle coaching private che ho con gli imprenditori e all'interno del video corso online, ad esempio. E poi devi capire come poterlo insegnare. Quindi se sei una persona intraprendente, vuole insegnare che queste cose è come fanno, ad esempio, i broker che dopo il videocorso fanno parte del mio team, sanno come poter insegnare questo e crearsi delle consulenze. Però questi sono 2 aspetti che vanno più che altro ad approfondire la parte imprenditoriale. Okay? Però se sei una persona che vuole comprare per risparmiare il 40% e usarlo per te, questi 8 punti sono fondamentali. La soluzione a tutto questo è una sola, e io lo applico ormai da tempo, lo insegno nelle coaching, lo insegno agli imprenditori, che è quello della delega. La delega di tutti questi punti, soprattutto i primi 8 / i primi 9, se sei un imprenditore, sono fondamentali, perché la delega ti andrà ad eliminare tutta una serie di fattori stressanti e ti farà risparmiare tempo e denaro, perché delegando una serie di compiti, ad esempio la ricerca ha necessità di fare uno screening di tutti quelli che sono i beni a disposizione, per esempio nel mercato. Dovrai andare a capire quali sono quelli più giusti per te, potrai andare su internet, potrai andare all'interno del tribunale, devi individuare quello che fa per te, per le tue esigenze. Poi, ad esempio, devi redigere il business plan, devi saperlo fare, e ti porta via un sacco di tempo. E se fai male questi compiti, e i compiti ricordati che sono 8 più 1 se sei un imprenditore, se fai male questi compiti molto probabilmente hai una percentuale che si aggira tra il 30 e il 50% di commettere errori, e se commetti errori questo vuol dire perdere soldi e perdere anche tempo. Invece delegare
gran parte di queste azioni, che sono queste le azioni fondamentali da dover svolgere, ti permetterà di non solo avere una visione più distaccata, quindi guardare il quadro nel suo completo e con meno stress, ti permetterà di risparmiare il tempo e di risparmiare denaro, perché questi compiti assegnati a persone giuste ti permetteranno di fare le cose fatte in maniera giusta. Okay? E quindi delegare è la soluzione ideale. Questo, per esempio, i miei clienti lo fanno dando gli incarichi a me e al mio team. Tu, se non hai questa possibilità, puoi farlo ad esempio incaricando un geometra, incaricando un commercialista, e poi incaricando anche un avvocato, puoi incaricare una serie di figure che ognuna di esse andranno a, o la segretaria, se hai la segretaria, per fare la ricerca, un primo screening, che porta via diverse ore, quindi non è molto semplice. Dovrai circondarti di una serie di figure che ti andranno a elaborare tutto un piano e a compiere al meglio tutti gli step necessari. Non potrai, e togliti dalla testa di affidare un compito generale solo a una figura, perché ognuno di queste figure che ti ho appena citato come esempio sa svolgere 1/2 compiti, non li sa svolgere per forza tutti. Attenzione, perché non confondiamo il fatto di avere un titolo con il saper fare tutto, ma bisogna avere il titolo e un'esperienza. Per esempio, se vuoi affidare uno di questi compiti, faccio un esempio, della rivendita, vuoi valorizzarlo con l'home staging, non puoi delegare a una società di home staging, come facciamo noi, il compito di ricercare il bene piuttosto che di redigerti un business plan. Questo compito potrà farlo ad esempio il commercialista, ma quanto ti costa il commercialista? Quindi devi avere già una cerchia di persone che ti fa questo. Infatti io do la possibilità, attraverso me e il mio team, a tanti imprenditori e tante persone comuni, probabilmente come te, di potersi affidare a noi per svolgere tutti questi compiti, perché abbiamo un team che già fa questo per tante altre persone. E prendere una consulenza è proprio questo il compito da portare avanti, cioè fare tutto un lavoro che ti toglierà tempo, quindi ti farà risparmiare tanto tempo e tanto denaro. Se vuoi avere una visione più chiara di quello che secondo noi è per te la soluzione giusta, qui sotto c'è un link che ti permetterà di prenotare, se vorrai, una consulenza gratuita telefonicamente. Quindi staremo insieme con me o con il mio staff una 15ina di minuti massimo per poter capire quello di cui tu hai bisogno e se possiamo esserti utili. Nel caso in cui possiamo esserti utili, ti indicheremo le strade migliori a seconda del tuo caso. Se invece sei un imprenditore, vuole imparare per rivendere, vuoi imparare casomai per insegnare anche ad altri successivamente come poter fare tutto questo, ti inserisco qui sotto anche un link per accedere al videocorso online, fatta di tantissimi video tutorial che ti portano dalla A alla Z per imparare tutto quello di cui necessiti. Quindi, se hai bisogno di capire qual è la strada migliore per te, prenota qui sotto una consulenza telefonica gratuita, c'è un link che ti porterà ad un calendario con il quale avrai degli orari disponibili a seconda delle consulenze che abbiamo già prenotate e in prenotazione in corso. Prenota l'orario più giusto per te e avrai a disposizione un consulente del mio staff che ti aiuterà a capire qual è la strada migliore. Quindi ricordati, la delega è la parte più importante, perché se non hai tempo e vuoi evitare di perdere soldi, questa è la soluzione migliore. Condividi questo video con qualcuno, lasciami un like, lasciami un commento se hai qualche domanda da farmi. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!